Vitellius, estate dell'anno 648. Sono trascorsi 3 anni dalla sanguinosa sconfitta dello stato nord-orientale di Dane per mano della vicina Ozna. Avendo rinunciato al diritto di regnare sugli sconfitti, Ozna ha lasciato al potente impero di Beignon il controllo della nazione. Il futuro di Dane è ora in balia dei capricci dell'impero. Le forze di occupazione di Beignon hanno condotto nei campi di lavoro tutti gli uomini di Dane abili alle armi. I lavori assegnati ai prigionieri sono estenuanti e finalizzati esclusivamente a fiaccarne il corpo e lo spirito. Il resto della popolazione patisce la fame, mentre i campi, abbandonati, restano incolti. Tuttavia, alcuni giovani eroi sono riusciti a sfuggire all'esercito di Beignon e a formare un gruppo chiamato Brigata della Luce. Unica forza in campo ad affrontare le forze di Beignon, essi lottano per restituire a Dane la libertà. Le speranze di un intero popolo sono riposte in loro. Di questo gruppo fa parte anche Micaia, una ragazza dotata, a quanto si dice, di poteri mistici. Tra la gente di Dane, Micaia è anche conosciuta come la ragazza dai capelli d'argento. Per questa gente, Micaia è diventata, poco a poco, il salvatore a lungo atteso. Più volte le forze di Beignon hanno cercato di ridurre al silenzio la Brigata della Luce. Tuttavia, l'abilità di Micaia di avvertire in anticipo i pericoli ha finora consentito loro di sfuggire alle grinfie dell'impero. Sì, io capisco tutto sinceramente, ma anche il narratore che mi ruba il lavoro di riassumere il capitolo precedente, guarda, siamo proprio a posto adesso. Comunque, siamo fuggiti da quei soldati che ci stavano inseguendo. Come spieghiamo quello che è successo ieri a Sote e Nolan? L'hai detto tu, non avevamo scelta, dovevamo salvare Nico e la gente del luogo. Bisogna ammettere che farsi scoprire dai soldati di Beignon è stato imprudente, ma sarei pronto a rifare tutto. Il brutto è che ora sanno che siamo vicini, potrebbero trovare questo nascondiglio così come hanno fatto con quello precedente. Io proprio non capisco, questo è il nostro paese. Perché dobbiamo nasconderci e vivere come prigionieri nella nostra terra? Ah, avanti, lo sai perché. Abbiamo perso la guerra e Ozna ha vinto. Questo non è più il nostro paese. Fine della storia. Ah, solo che Ozna se n'è andata dopo la vittoria, lasciando per 3 anni il controllo del paese a quei cani spietati di Beignon. Le forze di occupazione fanno il bello e il cattivo tempo come se fossero i padroni di casa e nessuno ha il coraggio di opporsi. Ah, a dire il vero, Ozna non aveva abbastanza risorse per governare un altro paese. Sote, e c'è anche Nolan, bentornati. Sono contenta che siete sani e salvi. Ah, finalmente, la Brigata della Luce al gran completo. Ma come mai questo insolito ritardo? Qualcosa vi ha trattenuto? Ah, direi che la nostra fama ci ha preceduto. Ci sono pattuglie di Beignon dappertutto. Ci è voluto un po' di tempo per eludere la sorveglianza. Nolan è Chuck Norris con le asce. È magnifico. Non avevo mai visto così tante truppe di Beignon qui intorno. Prima d'ora c'è qualcosa che dovremmo sapere. Dunque il fatto è che c'è. Ah, ecco perché. Vi siete scontrati con dei banditi allora. E i soldati di Beignon ci hanno scoperto mentre scappavamo, mi spiace. Volevamo solo renderci utili, ma siamo stati imprudenti. Di questo riparleremo più tardi. Piuttosto, Micaia, qualcuno ti ha visto utilizzare il sacrificio per curare un ferito? Temo di sì. Chi? Nessuno! Nessuno deve scoprire i tuoi poteri. Saper curare le ferite senza bisogno di tomi o bastoni magici è un dono raro, quasi unico. Se qualcuno ti vedesse farlo, ti scoprirebbe e non so se sarei in grado di proteggerti. Ah, lo so, Sote. Lo so che lo sai, ma continui a farlo. Questo posto non è più sicuro, dobbiamo andarsene subito. Già, anche se sarebbe sto bello fare almeno un passo in santa pace.
Ah, anche da questa parte niente. I soldati di Beignon hanno bloccato tutte le vie. Nemmeno un gattino riuscirebbe a scappare. Oh, sembra davvero che questa sia la strada meno sorvegliata, anche se pullula di soldati. Ah, ne abbiamo altri alle spalle. Muoviamoci, saremo in trappola. Non possiamo aspettare sote. Le scale accanto alla chiesa conducono al mercato. Possiamo scappare per di là. Vado avanti io per aprirvi la strada. Mikhail e Leonardo, copritemi le spalle. Riguardami di mantenere la distanza adeguata al nemico. Restiamo uniti e facciamoli fuori uno alla volta. Faremo attenzione. Lascia fare a noi. Edward, tu resterai dietro. Hai fatto molti progressi, ma hai ancora poca esperienza in combattimento. Non avventarti sui nemici, pensa piuttosto a sopravvivere ai loro attacchi, capito? Sì, ho capito. Ora entriamo subito nelle case perché ci sono degli strumenti interessanti da prendere. Qua ci dovrebbe essere un unguento, se non mi sbaglio. Ehi, tu devi essere... Ah, non dire niente, vedo la buona volontà riflessa nei tuoi occhi. Prendi, sbrigati. Avete fatto così tanto per i poveri di Dane. È giunto il momento di sdebitarci. Hai ottenuto unguento. Allora, qui questo teoricamente non si dovrebbe muovere da qua perché sorveglia la chiesa. Quindi avremo solamente i lottatori che ci arrivano davanti e mandiamo Edward e Micaia giusto dietro e Nolan. Idem. Capitano Isaia, avevate ragione. Il vicolo è stato preso d'assalto dai membri della Brigata della Luce. Ah, che bravi, non dovrò neanche sprecare tempo a cercarli. Li farò fuori e poi riferirò la mia impresa ai comandanti in patria. Figlio della merda. Vabbè, dai, vediamo un po' come si comporta Edward. Aia. Basta che non mi critti e poi sono a posto. E infatti il tipo là sopra non si muove, perfetto. Non ha crittato, che culo. Bene, sono coperto. A parte che non sarebbe arrivato nessun altro. No, infatti non ce l'avrebbero fatta raggiungermi. Allora, adesso facciamo così. No, lì non ci arriva, d'accordo. Allora, facciamo fuori uno. Nolan si mette qui, fa fuori questo. E poi Micaia fa il resto. Faremo fuori, sì, questo. E sale anche di livello. Vediamo un po' cosa guadagna. Dai, fammi difesa e velocità, dai almeno. Oh! Bell'aumento. Allora, in questa mappa dobbiamo scappare entro 10 turni, passando per questo punto, oppure sconfiggendo il boss e passando anche per quello. Visto che ha una spada d'acciaio, che possiamo ottenere tra l'altro, visto che è in rosso, ci converrebbe anche sconfiggerlo. Sperando che questi qui non si avvicinino, ma probabilmente arriva nel raggio d'azione. Infatti. Allora, adesso mandiamo Nolan a far fuori. No, aspettate. Allora. Ok, sì, direi così. Per il momento. Aia. Ripperoni. Mentre, allora, probabilmente non li regge tutti sti colpi, quindi ci toccherà fare così. Che è un po' rischioso, ma tanto questi capitoli qua sono facili. E anche se azzardo un po', non rischio di andare nella merda come al solito. Mica io un colpo lo regge. Al massimo dopo mi curo. E infatti. Buongiorno. E ha pure mancato. Vai così. E il tizio muore. Perfetto. Ora Nolan dovrebbe reggere i due che gli arrivano. Poi lo curo e andiamo all'attacco. Dovremmo riuscire a farcela anche per il sesto turno, penso. Tra l'altro Nolan per inizio è anche un'ottima unità perché ha un buon danno e una precisione decente.
e ha una resistenza piuttosto discreta. Solo che voglio far fuori questo qua perché dà l'accesso alla chiesa, dentro la chiesa riceviamo uno strumento utile per Nolan, quindi ci tocca. No, Chuck Norris, scusatemi. Allora, devo usare Leonardo, che schifo la vita. Via dalle balle tu. Ok, allora, qui. Questo non arriva. Questo arriva, d'accordo. Questo potrebbe... No, questo non si muove perché se no... E quindi se mettiamo lì Nolan, non ci arrivano. Ok. Ha uno strumento per curarsi, sia l'unguento. Perfetto. E via anche quello col giavellotto. Dai, in difesa in HP almeno. Su. Vabbè, dai, è già qualcosa. Ok, sì, l'arciere lì non ci arriva, perfetto. Oh no! Aiuto, mi fa 5! No! Il problema è che non doppia. Al momento, almeno. Qui cosa faccio? Il tizio lì? Non penso si muova. Però lì dopo sono scoperto. Ok. Prendiamo le scure. Facciamo fuori questo e poi entriamo nella chiesa. Allora. Visita. Maledetti, vengono nel nostro paese a fare i loro comodi e portano anche i nostri sacerdoti nei loro dannati campi. Ma io che posso fare? Non ho la tua forza e il tuo coraggio. Quest'ascia è meglio che la prendi tu. Scure è una lancia di raggio 1-2. Ha pochi utilizzi, 20 se non ricordo male, però è ottima. Ovviamente attacca Nolan. Sia mai. Aia. Ok, facciamo fuori la svelta a sto tizio qui. Sì, buono, faccio fuori. Buongiorno. Un quale cattiveria lo sbatte a terra. E ok, anche questo qua è andato. Dovrebbero mancare 4 nemici? Sì, 4 nemici. Allora, questo qua può giungere da... No, può attaccare qui, d'accordo. Quindi facciamo fuori prima... Anzi, gli metto... l'unguento. Ok, e lo lasciamo fare. Perfetto. Mamma mia quanto toglie. Allora, sì, facciamo fare fuori a Dolan. O Chuck Norris, chiamatelo un po' come volete, che tanto è uguale. Allora, qua ci mettiamo Tizio Caio. Qui Micaia, sacrificati, grazie. Ok. Ok, dovrei fare 11x2. Aia. Ok, buono. C'è qualcuno che sta per salire di livello? Sì, Dolan, ma lo fa dopo. Vadi, vadi. E ok, siamo a posto. Siamo ormai vicini a completare il capitolo. Non ho visto che turno siamo, però. Settimo turno. Buono.
questo. Ok, quindi se lo lascio qua dovrebbero attaccarlo. Easy peasy lemon squeezy. Ok. Il danno lo fa anche lui, però sono più forte io, ripperoni. Viva! Sì! Fatti da parte! Ecco la ragazza che cercavamo, la piccola fuggiasca, scatenata male dolcezza, la tua fortuna è finita. No. No. Buongiorno. Però voglio ucciderlo per ottenere quella lama. Mi servirebbe. Riesco a farlo fuori? Buono. Buongiorno. Ah, neutralizza è una delle sue abilità. Se colpisce un nemico, gli impedisce di utilizzare l'arma, se non mi sbaglio, per il turno dopo. O di agire proprio nel turno in cui viene utilizzata neutralizza. Allora, qui io potrei fuggire, ma... cazzo. Buono. Come corrono questi topini? Fino a quando avete intenzione di sgambettare per questi vicoli? Stia calmo, signore. E ancora una volta, Edward salva il giorno. Vediamo. Ah, beh, non è male. Sì, ripperoni, grazie mille. Chi è che aveva preso scure qui? Era Edward? Sì. Prossimo turno scappiamo via, veloci, veloci. Ah, attendi. Sì, tranquilli, tutti i giorni, eh. Ciao. Ehi, voi, da questa parte! Si stanno dirigendo verso il centro, inseguiamoli! Oh, ottimo lavoro, ecco il mercato. Se ci confondiamo tra la folla, perderanno le nostre tracce e saremo salvi. Ehi, signora! Oddio, il bambino. Nico! Vi stanno inseguendo di nuovo, vero? Tu e i tuoi amici state bene? Io adoro i baffi di quel soldato. Dannazione, dove sono andati? Lasciate a noi i soldati, voi andate, mettetevi al sicuro. Forza, non perdete tempo, dovete andarvene. Siete la nostra unica speranza. Grazie mille. Vai! Aspettate, eccoli là, prendeteli! Perché vi fermate? Beh, che... non vi lasceremo passare. Noi stiamo dalla parte della Brigata della Luce. Giusto, che l'area protegga la Brigata della Luce. Aspetta, sta per accadere qualcosa di terribile. Cosa? No, dobbiamo tornare indietro. E se l'è gufata, tantissimo. Cosa? Vi fate fermare da questa marmaglia? Pronti con gli archi, nessuno può opporsi a Beignon. No, colpire un bambino! Maledetti selvaggi! Aiuto, qualcuno lo aiuti, vi prego, questo bambino sta morendo! Fate bene attenzione. Questo è ciò che accade a chi si intromette negli affari di stato di Beignon, ricordatevelo. Non sapevo che uccidere bambini per la strada rientrasse tra gli affari di stato di Beignon. Wow! Non prendetela con noi, stiamo solo facendo il nostro lavoro. Prendetela piuttosto con la Brigata della Luce. Sono loro che hanno creato questa situazione. È la ragazza che stavano cercando, chiamate rinforzi, cercate di... Che succede? Cosa diavolo crede di fare? Ehi tu, allontanati da quel bambino.
È un miracolo! Oggi abbiamo assistito a un miracolo! Quello era il sacrificio. Quella ragazza deve essere la ragazza dei capelli d'argento. Solo lei possiede il dono del sacrificio. Fermi dove siete, inseguiamoli, non dobbiamo farli scappare. Noi stiamo con la Brigata della Luce. Ah, che vi prende, gente? Mi avete sentito? Fateci passare o vi succederà quello che è successo al bambino. E invece... Ah, c'è Harold, giusto. Idioti che non siete altro, cosa fate lì imparate? Inseguiteli, ora! Sì signore, vorremmo signore, ma gli abitanti del villaggio ci stanno sbarrando la strada. Ah, capisco, gli abitanti del villaggio vi sbarrano la strada, razza di idioti. Una, due, tre. Tripla! Sturatevi bene le orecchie e ascoltate, voi siete soldati e io sono il vostro comandante. Dovete seguire i miei ordini alla lettera, senza esitazioni. Avete capito, mentecatti? Ora muovetevi. Oh, incredibile, ce n'è sempre una, ma perché ho a che fare con questi cretini? Ah, sei sveglia? Grazie al cielo. Vedi? Ecco perché ti ho detto di non usare il sacrificio. Ah, gliele abbiamo suonate, nevassa, eh? Non potremo più farci vedere da quelle parti, almeno per un po' di tempo. Ah, nevassa. È lì che ci siamo incontrati. Ed è il solo posto dove mi sento a casa. Ci torneremo un giorno. Ci torneremo, Micaia. Ti conosco e so che riesci sempre a ottenere quello che vuoi. Perché sei sempre tu pronto a aiutarmi, Sote. Oh. E qui si conclude il capitolo 1. E vi ricordo che se avete domande da farmi su personaggi, backstory, potete fare nei commenti e io vi risponderò al prossimo video. Quindi ci vediamo, sayonara people!